anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi calzature. Scarpe per tutti o quasi. Questa sera il TAR ha emesso l'attesa sentenza relativa al ricorso post elezioni di Pierezio Ghezzi. Il TAR ha emesso questa sentenza questa sera e ha sentenziato che valutate le incoerenze tra le tabelle elettorali e i verbali è necessario andare al riconteggio delle schede nei due seggi 22 e 37 di cui avevamo chiesto il riconteggio stesso. È una notizia molto importante perché rappresenta innanzitutto una vittoria giuridica. La controparte affermava la legittimità del voto e in ogni caso l'esigenza di andare a far ridiscutere il ricorso alla magistratura ordinaria. Poteva avere una giustificazione, di fatto l'obiettivo era quello di ritardare di due anni e mezzo la sentenza stessa. Secondo luogo è un elemento di grande chiarezza, è quello che chiedevamo, perché sapremo entro 50 giorni, questo è il termine che il TAR ha assegnato alla Prefettura, se i vogheresi avevano assegnato il passaggio al primo turno al sottoscritto o se l'avevano assegnato al dottor Toriani. È stata una lunga battaglia giuridica condotta con grande misura, con grande serietà, avendo sempre dietro il rispetto per le istituzioni e tenendo un profilo adeguato alla gravità di quella che era a nostro avviso la situazione che emergeva dai documenti. Siamo molto soddisfatti per i nostri elettori, siamo soddisfatti per i nostri avvocati, siamo soddisfatti in generale per i vogheresi perché finalmente sapranno, avranno certezza del voto, cosa che poteva essere probabilmente conosciuta prima, ma come sappiamo le leggi hanno impedito al magistrato del seggio centrale di controllo di dare subito le risposte il primo di giugno. Il 17 febbraio prossimo si svolgerà l'udienza pubblica del ricorso di Aurelio Toriani. Il 17 febbraio è stata pianificata l'udienza pubblica del ricorso del dottor Toriani. Bisogna valutare a questo punto se i risultati del riconteggio. È stata posticipata l'udienza del dottor Toriani perché il nostro ricorso era prodromico al suo. Lui era intervenuto contestando il secondo turno, noi contestando il primo turno, quindi se si modificano i rapporti del primo turno credo vengano a cadere gli elementi del secondo turno, però siccome non ho elementi a questo riguardo, prendetela come una posizione personale la mia.